Davide Maffei. Sono Davide, ho 39 anni, mi occupo di digital marketing, comunicazione tradizionale e organizzazione di eventi e sto per intraprendere l'attività di apicoltore a Guardia Grande in un terreno di mia proprietà. Vivi stabilmente qua? No, faccio ancora avanti e indietro tra Milano e Alghero, ma spero di trasferirmi a brevissimo. Comunque 15 giorni al mese sono qui. Tu sei uno dei fondatori del gruppo promotore del Comune di Porto Conte. Che cos'è che ha scatenato questa voglia di mettervi insieme ad altri amici per dare vita a questo comitato promotore? L'abbandono del territorio, le potenzialità inespresse che sono palesi e sono sotto gli occhi di tutti, e appunto la voglia di riscatto che si sente anche nelle persone quando gli si parla per avere un futuro migliore. Io tra l'altro sono laureato in economia del turismo, ho organizzato eventi internazionali come il Salone Internazionale del Gusto, il Salone Internazionale delle Vacanze, e ho avuto modo di girare parecchio nella mia vita e insomma ho visto tanti posti e questo ha veramente delle grandissime potenzialità, senza nulla togliere ad Alghero. Anzi, è una potenzialità complementare a quella di Alghero, che però ci vuole la volontà politica per poter accrescere. Il territorio deve crescere per il bene sia dei residenti sia per il bene di Alghero. Dal punto di vista delle leggi, perché c'è chi sostiene che questo traguardo di istituire il Comune di Porto Conte sia una cosa un po' utopica, voi vi siete appoggiati comunque a qualcosa di concreto? C'è una legge, la legge regionale 58 del 1986, che è attualmente in vigore e che prevede tutta una serie di passi che porteranno Porto Conte a divenire comune autonomo. Questa è la stessa legge che ha utilizzato il comune di Castiadas, erano 5 borgate anche loro peraltro, bonifica storica come noi, che ha deciso a suo tempo di divenire comune autonomo, ce l'hanno fatta, noi stiamo seguendo un percorso prestabilito e ormai siamo addirittura d'arrivo. Non sarà facile perché ci sono molte incognite, ma insomma l'iter è in corso ed è valido. Chi dice che non è così sbaglia, perché abbiamo le comunicazioni fino al mese scorso della regione, stiamo andando avanti. Questo non significa che l'obiettivo nostro è di istituire il Comune di Porto Conte. Noi vorremmo avere dei risultati dall'amministrazione comunale che ci portassero ad esistere anche da questo obiettivo. Però c'è da dire che fino ad oggi ci sono stati risultati molto deboli, spesso derisione anche. Questo è un territorio dove il Comune di Alghero storicamente non ha mai investito, ma ha preso dalle grotte di Nettuno, dalle spiagge. Gli immobili erano di Lahore, adesso sono della regione, quindi non c'erano da pagare affitti, quindi diciamo che è stato un po' un territorio appunto dal quale prendere, e ora che l'amministrazione deve dare fa fatica, perché probabilmente anche storicamente non era quello che erano abituati a fare. Geograficamente che territori, che borgate dovrebbero entrare a far parte di questo comune? Abbiamo Maristella, Guardia Grande, Santa Maria della Palma, Arenosu, Sassegata, Tancafarrà. Anche l'aeroporto? Aeroporto incluso, sì. Che difficoltà hai trovato personalmente in questo cammino? Ne hai accennato qualcuna prima, qualcuna derisione di alcune persone? C'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto e fare marcia indietro? No, il nostro gruppo è un gruppo molto unito, anche poi andando a casa delle persone ci hanno sempre stimolato a proseguire, andare fino in fondo.
Io poi personalmente sono un combattente, quindi ho sempre creduto e credo tuttora di portare avanti la pratica fin dove può arrivare e oltre, perché anche se la pratica non dovesse concludersi, abbiamo un altro progetto nel cassetto, ma speriamo, ripeto tutti, che l'amministrazione invece possa venire incontro alle nostre esigenze. Quanto hanno contato le divisioni a livello di appartenenza politica in questo cammino? Nulla, non hanno contato nulla, nel senso che Cioè, di fronte a questo sogno, chiamiamolo così, si sono uniti le borgate le anime di si sono destra, le anime unite, di sinistra? tutti quanti, a parte alcune mine vaganti, chiamiamole, però la raccolta firme è stata un successo Quante strepitoso, firme avete raccolto? 850, più o meno quasi 900 firme. Su? Su, dipende se contare i bambini, non contare i bambini, comunque il territorio è composto da circa 3.000 persone, comprese poi i residenti nelle seconde case che non ci sono mai, insomma il successo comunque è evidente perché è una cosa mai accaduta nel Il territorio. numero minimo delle firme qual Era era? intorno ai 400, mi pare, per un Dunque l'avete territorio come il doppiato. nostro, sì. E potevamo andare ben oltre. Però per anche problemi tecnici, disponibilità dei notai, abbiamo concentrato le raccolte firme in ciascuna borgata in determinati momenti abbastanza raggruppati, quindi ci hanno poi contattato altre persone che volevano aggiungere la firma, ma senza notaio non era valida, e insomma è stato comunque superato ampiamente il quorum richiesto dalla Regione. Qual è la cosa migliore che potrebbe capitarvi adesso? La cosa migliore probabilmente è che l'amministrazione si facesse viva e stilassimo insieme un cronoprogramma di interventi da attuare nelle borgate con tempi certi e fondi certi, interventi poi strutturali dove anno dopo anno ci sono dei fondi nel budget del comune destinati alle borgate che non possono essere toccati, così che ogni borgata possa riprendersi prima di tutto e poi svilupparsi e creare economia per se stessa, ma anche per Alghero. Quindi questa sarebbe la cosa che auspicano tutti. In alternativa noi proseguiremo con la nostra battaglia, col comune di Porto Conte o con altro. Tu giri il mondo, il tuo lavoro ti porta a girare il mondo. Che cosa ha questo territorio in più rispetto agli altri posti che hai visitato, secondo te? Sicuramente ci sono posti splendidi, per esempio ho visitato le isole Vanuatu al largo dell'Oceano Pacifico, veramente luoghi straordinari, non c'era nemmeno l'elettricità per dire, però sono luoghi dove uno può sognare di realizzare qualsiasi cosa. Però per esempio lì c'è un problema sanitario, se ti graffiavi, avevi bisogno di andare all'ospedale, c'erano 5 ore di mini battello, quindi praticamente poteva essere un grosso problema. Altri luoghi, le Filippine per esempio, fantastiche, problema terremoti però. Quindi ogni zona ha le proprie caratteristiche e l'Italia e questa parte della Sardegna in particolare, col porto, l'aeroporto, Alghero così vicina, le grotte di Nettuno, le spiagge migliori della zona. Può veramente essere un volano per l'economia non soltanto dei locali, ma di tutta la Sardegna. Un attrattore di lavoro questo dovrebbe essere. E speriamo appunto che possa avverarsi questa voglia di riscatto. Hai qualche rimpianto? No, stiamo andando bene, stiamo andando bene. La cosa bella è che abbiamo creato un gruppo molto affiatato, ci stiamo conoscendo tra rappresentanti delle borgate, prima invece eravamo un po' delle mine vaganti anche noi, e c'è un'unione che da quello che mi raccontano non c'era se non moltissimi anni fa. E questo lo stiamo coltivando questa unione,
organizziamo eventi nelle borgate e tutti i comitati di borgata partecipano e l'Unione fa la forza. L'abbiamo visto con la raccolta firme per il Comune di Porto Conte e lo vedremo probabilmente anche in seguito per altre iniziative che porteremo avanti. Chi è Tonina De Sogos? Tonina De Sogos è una persona tranquilla di 62 anni che è stata dipendente dello Stato per circa 40 anni e adesso è pensionata. La parte non tranquilla di Tonina De Sogos è quella relativa all'impegno, diciamo, sul sociale, nel senso che Tonina De Sogos da 30 anni della sua vita ha sempre fatto parte del comitato di borgata di Maristella in varie vesti, attualmente presidente, ma negli anni precedenti anche in altre vesti. Pensa di essere una bella persona? Ma questa è, se lo chiedo, io aspetto sempre di solito che le cose me le dicano gli altri, quindi. Che persona è la sua migliore amica o il suo migliore amico? È una persona tranquilla che collabora nel sociale come me, perché io questo dei comitati lo ritengo un impegno sociale. Nel senso che la nostra borgata è stata dimenticata dall'amministrazione. La nostra borgata, stiamo parlando del? Di Maristella, questo vale anche per le altre borgate. È stata, diciamo, dalle varie amministrazioni che si sono susseguite comunque sempre dimenticata. A parte qualche piccolo intervento, ma non possiamo dire che sono stati fatti investimenti che potessero dare un futuro alla borgata, tant'è vero che la borgata, al pari delle altre borgate, si sta anche spopolando. Si ricorda il primo giorno in cui vi siete riuniti con i suoi colleghi del comitato? Cosa si ricorda in particolare? Io mi ricordo in particolare, diciamo che il comitato è nato stimolo dell'allora parroco, che era Don Pasqualino Ricciu, che vedendo la situazione di strade, luci, illuminazione assente, quindi d'inverno a una certa ora non si può nemmeno uscire, eccetera. Quindi lui ha detto, ma ragazzi, perché non vi organizzate in un comitato? Cerchiamo di portare all'attenzione dell'allora amministrazione le vostre esigenze. E allora lì abbiamo fatto regolari elezioni, cosa che facciamo ogni 3 anni, è venuto fuori un consiglio direttivo del comitato e lì abbiamo iniziato queste, diciamo, tra virgolette, se così si possono chiamare, battaglie di tutte volte a far conoscere la situazione della borgata di Maristella, poi pian piano anche delle altre borgate, perché poi ultimamente abbiamo fatto anche unione con le altre borgate e quindi stiamo cercando di camminare di pari passo. Chi è il suo peggior nemico? Ma io non penso di avere peggiori nemici, io penso di confrontarmi con le persone. Quindi nemici, cioè una parola grossa di questi tempi, poi non mi piace. E quando si è confrontata, quando si sta confrontando con col Comune di Alghero su questa storia del Comune di Porto Conte, i rapporti come sono stati? Ma allora, sono stati una delusione, le spiego perché. Una delusione perché noi quando abbiamo iniziato questa pratica del nuovo comune, a fronte di una legge ben precisa esistente della regione Sardegna che consentiva la nascita di nuovi comuni, noi pensavamo che le amministrazioni, in questo caso l'amministrazione Bruno, si fosse dimostrata attenta ai nostri problemi, ma non solo a parole, ma anche a fatti, perché diciamo che nelle borgate non si diventa autonomisti o separatisti perché c'è un'ideologia particolare, si diventa autonomisti e separatisti nel momento in cui si hanno delle necessità che per anni sono state trascurate, sono mancate. E quindi lì il Comune è stato, insomma, ha attuato addirittura un atteggiamento di derisione, hanno preso un po' sotto gamba, a mio avviso, questa situazione. E adesso ci ritroviamo nel punto in cui la legge, facendo il suo corso, sta andando avanti e quindi ci sarà la proposta di legge per l'istituzione del nuovo Comune di Porto Conte che
Comune di Alghero avrà 120 giorni per pronunciarsi, quindi ci sono già dei termini ben precisi. E noi continuiamo pronunciarsi a pronunciarsi in che senso? Potrebbe, cioè, il suo sì o il suo no è vincolante, o alla fine comunque decide la Regione? Alla fine decide la Regione, perché la Regione può decidere, in base alla legge, se attuare ad esempio un referendum sull'intera comunità algherese oppure sulle popolazioni soltanto residenti. Può decidere se votare con i tre quarti della maggioranza l'istituzione del nuovo comune, cioè c'è tutta una procedura che la legge 58 prevede, che la Regione sta seguendo. Nel caso il comune dovesse dire no? Ma non è vincolante il parere del comune. Pensa di essere una persona forte? Ma più sì, penso di essere una persona forte. Qual è la cosa più importante che ha fatto finora? Ma io finora penso di aver lavorato onestamente, e questo non è, come dire, non mi sembra una cosa da poco in questi tempi, cioè aver servito lo Stato per circa 40 anni, e avere aiutato la mia borgata, diciamo, in determinate situazioni, e mi sembra di aver fatto qualcosa, insomma, di bello. Che cosa teme di più nella vita? Ma nella vita si temono di più gli eventi, quelli che vediamo questi giorni, insomma. La sua parola preferita qual è? La mia parola preferita è tranquillità. In questo momento è tranquilla? Sì, tranquilla. Crede intimamente che il comune di Porto Conte possa nascere oppure no? Cioè, ci crede veramente tanto? Ma io mi attivo e sto lavorando perché questo succeda, e lo stiamo facendo in un gruppo, all'interno di un gruppo molto unito, percorrendo le vie legali che prevede la legge per far nascere questo comune. Chiaramente questo gruppo è altrettanto unito anche nel dialogo che eventualmente l'amministrazione intendesse attivare, ma con cose tangibili, non a parole, perché parole ormai siamo stanchi. È stata istituita presso il Comune di Alghero la commissione paritetica che doveva trovare insomma, l'accordo su questo comune. Il risultato qual è stato? Ma il risultato era quello che ci aspettavamo. La commissione paritetica, in base alla legge, è formata da tre componenti del gruppo che ha proposto l'iniziativa del nuovo comune e da tre consiglieri comunali. Quindi è chiaro che, essendoci un equilibrio di parità, alla fine i tre consiglieri comunali si sono sempre dichiarati contrari al progetto del nuovo comune, e noi invece ci siamo dichiarati favorevoli, quindi è successo, finita con un niente di fatto alla fine. Abbiamo trasmesso i verbali in regione con una situazione di parità. Come hanno motivato loro no, questi consiglieri? Ma loro erano tutti, diciamo, capivano le nostre motivazioni, cioè capivano questa nostra protesta, questo nostro voler fare anche una provocazione seguendo questa legge, però chiaramente hanno votato contro. Secondo lei perché? Ma come dire, perché? Perché? Forse il perché è da ricercare negli anni, perché loro sono troppo abituati, cioè le varie amministrazioni algheresi che si sono susseguite sono state abituate a prendere da questo territorio e a non dare mai niente. Questa è la realtà. Faccio un esempio. Allora, le grotte di Nettuno producono all'amministrazione 1.300.000 euro all'anno circa. 1.300.000 euro l'anno. Quindi cosa succede? Questi sono soldi che finiscono a Fondazione Metta per promuovere varie attività e varie iniziative di promozione anche del territorio. Quindi seguono questi soldi un finanziamento, una linea a senso unico che va verso Alghero ma non ritorna mai verso le borgate. Quindi non è che ci sia un evento importantissimo da realizzare magari ciclicamente in ogni borgata per attirare anche i turisti in questo territorio.
No, succede che tutti gli eventi e le cose si realizzano ad Alghero, quindi noi ci sentiamo un po', diciamo, le fondamenta di questa protesta sono il fatto che ci sentiamo cittadini di serie B, ma ci sentiamo cittadini di serie B da 40 anni a questa parte, perché paradossalmente nelle borgate di 40 anni fa esistevano più servizi rispetto alle borgate di adesso. Chi è Dario De Riu? Dario De Riu è un ragazzo di 39 anni, diplomato nelle scuole turistiche nel lontano 1995, abitante della borgata di Guardia Grande, adesso in Corea, un cittadino algherese come tutti gli altri. Che lavoro fai? Di cosa ti occupi? Da 2 anni a questa parte sono un piccolo operatore turistico, ho un B&B, una casa vacanza all'interno del parco regionale di Porto Conte, vicino a Guardia Grande. Vivi stabilmente qua? Sì, da 39 anni. È davvero questo il tuo posto? È il mio posto, è il mio paradiso, è la mia terra. Voglio vivere qua, fare famiglia qua. Che cosa fa casa, secondo te? Fa casa la famiglia stessa, ma fa casa le famiglie e gli amici che stanno intorno a te, che ti chiamano per nome, e dietro quel nome c'è la storia della tua vita. Questa è casa. Qual era il tuo sogno da bambino? Il mio sogno da bambino? Non fare questo fatto. No, assolutamente. Avere una vita serena, ma perché ho avuto sempre una vita leggermente burrascosa. La serenità, trovare la serenità, fare una famiglia. Questo è stato un mio sogno. Cosa ami fare più di ogni altra cosa? Mi piace lavorare, andare avanti, godere dei risultati che vado a inseguire, degli obiettivi che mi pongo e condividerli con le persone che stanno più vicine a me, ma anche quelle un po' più lontane, perché mi è sempre piaciuta l'aggregazione, la possibilità di conoscere tante altre persone e condividere le proprie esperienze, le mie personali, ma anche quelle degli altri, per crescere assieme. Quanto spesso ridi, Dario? Pochissimo, però quando cerco di farlo bene, mi prendo troppo sul serio. Che cosa ti fa sorridere? Mi fa sorridere gli amici che tendono a... Mi spronano a farmi prendere in giro me stesso. Questo mi fa sorridere tanto, quindi questo. Qual è la più grande difficoltà che hai affrontato nella tua vita? Scusate. Cos'è che ti fa piangere di gioia? Scusate. Gli amici... ho avuto una famiglia un po'... delle difficoltà da quando ero bambino con la famiglia. Gli amici, anche se durante la strada della mia vita poi mi sono accorto che il tempo ha decretato delle persone, la fine di alcuni rapporti con delle persone, perché effettivamente avevo investito troppo su queste persone, però ho capito oggi, alla soglia dei 40 anni, che ci sono veramente degli amici che sono come la mia famiglia. Qual è la forza che ti ha spinto ad andare casa per casa a raccogliere i pareri degli abitanti delle borgate che faranno parte, a questo punto dico anch'io speriamo, di questo comune? Quando tornavi dal lavoro, che eri stanco, magari volevi andartene a casa, farti una doccia e andartene a letto. Qual è stato il motivo fondante che ti ha spinto a fare questo, insieme ovviamente a tutti gli altri tuoi colleghi?
È stata l'estate del 2013, io arrivavo dalla morte di mio fratello 2 anni prima, e noi siamo cresciuti a Guardia Grande. E gli alberi di Guardia Grande sono stati piantati ognuno all'età dell'anno della nostra nascita, perché mio padre e mia madre avevano il bar di Guardia Grande. Mio fratello è scomparso 2 anni prima. Noi parlavamo sempre del nostro futuro come un futuro bello, roseo, perché avevamo perso da bambini mia mamma. Quindi nel 2013, così, io sono molto un internauta, chiacchierando anche con dei nostri amici più grandi che ci hanno visto crescere, che ci parlavano della storia della bonifica, di quando si riunivano con le candele seariche nei frangiventi, pensando al sogno di riscattare i poderi, i nostri nonni. Allora questa cosa mi ha fatto scattare quel senso di appartenenza a quei discorsi fatti con mio fratello Sergio di miglioramento delle nostre vite, ma non solo della nostra famiglia, delle famiglie degli altri, in quello che poi era quella legge del 1986, la numero 58, che trovai io su internet un bel giorno. Chiamai Davide e gli dissi: Davide, comune di Santa Maria La Palma. E lui disse: comune di Porto Conte. Lo convinsi dopo 6 mesi per partire, però alla fine partimmo. Qual è il punto più in alto in cui sei stato? Il punto fisico, cioè il punto più vicino al cielo in cui sei stato? Un palazzo, una montagna? St. Moritz. Riassumi la tua vita in una frase. Audaces fortuna iuvat. Goethe diceva che l'audacia ha in sé genio, potere e magia. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Lo scopo della tua vita qual è, il fine ultimo? A parte la costituzione del comune di protocollo. Quello è il primo. Voglio la serenità che mi è mancata, però la sto costruendo, la sto anche avendo piano piano, e voglio che questa continui per il resto della mia vita. Adesso ti dipingo uno scenario. Sei chiamato a convincere gli abitanti del comune di Alghero a pronunciarsi, nel caso di un ipotetico referendum, a dare l'ok affinché il comune di Porto Conte venga alla luce. Che cosa gli diresti? Sono nato ad Alghero, siamo tutti algheresi. Il comune di Porto Conte sarebbe un valore aggiunto per il comune di Alghero. Questa separazione fisica non ci allontana ma ci divide. Gli direi questo. Non mi sono mai sentito un cittadino di serie B, ma mi hanno fatto sempre sentire un cittadino di serie B. A parole direi ai miei amici di Alghero, che tra l'altro sarebbero anche tutti d'accordo su questa separazione. Io ho tantissimi amici di Alghero che nei miei trascorsi di Azione Cattolica Ragazzi precedente abbiamo anche condiviso questa... ho condiviso questa esperienza, e gli direi questo: anch'io ho bisogno delle pari dignità che godono gli stessi cittadini del centro urbano. Credi in Dio? Sì. Qual è la prima domanda che gli faresti? No, gli farei una domanda, non gliela faccio mai una domanda, gli dico, gli chiedo, aiutami. Parlo con lui dicendo, ma aiutami. Che armi useresti per combattere l'ignoranza? L'ignoranza intesa come la mancata volontà da parte delle persone di approfondire determinate tematiche. Ti faccio questa domanda perché molta gente, come diceva prima il tuo collega Davide, deride un po' questo fatto, no, del comune, ce lo prendono. La stessa amministrazione, come ricordava la signora De Sogos, la prende un po' sotto gamba, ma questa è una cosa seria.
Che parlare. Altro useresti tu per combattere l'ignoranza? Parlare, farsi conoscere, perché tante volte l'ignoranza è dovuta alla non conoscenza. E avere pazienza, guardarsi intorno su se stessi, vedere in che mondo vivono e sapere che si può sempre migliorare. Quindi farsi conoscere e parlare tanto. Non mi ha mai fatto paura l'ignoranza. Penso che sia non la peggior malattia, quella è ancora curabile. Ci sono cose non curabili più difficili. Ti ricordi nel tuo andare in giro casa per casa tra le persone che ti hanno detto no, magari ti hanno detto non mi interessa, che ti hanno dato secondo te la giustificazione più assurda che potevano darti? Te ne ricordi qualcuno? Sì, diciamo che la giustificazione più assurda, tanto non si può fare, punto. E quando gli chiedevo perché, tanto non si può fare. E questa risposta era dovuta proprio all'ignoranza. Però devo dire questo, come Davide e signora Tonina precedentemente hanno fatto capire un po' l'iter, io mi sono occupato più che altro delle relazioni, perché ero, diciamo... Sei stato il braccio armato del gruppo, diciamo. Ero più... conoscevo più gente, ho sempre lavorato qua, sono nato e cresciuto. Poi i miei trascorsi mi hanno portato a conoscere quasi tutti. Si parlava di quasi 900 firme. Io ho curato anche l'aspetto esterno, perché qua abbiamo tante persone che hanno la residenza qua, però vivono nel continente. Io ho preso passo per passo tutti i numeri di telefono, sono stato in continente, ho parlato anche con le persone, vengono anche a casa, hanno dato la disponibilità, non hanno potuto mettere la firma perché in quel dato giorno non si poteva mettere la firma perché loro erano fuori, però loro sono costantemente aggiornati. Oggi io direi che se c'erano 900 firme all'epoca, forse oggi ne prenderemo anche 1.400 e oggi saremo tutti pronti. Qualcuno, è vero, non credi più, ha abbandonato, però poi con la nascita dei comitati, il territorio si è unito, molta gente anche che non ha firmato prima oggi è più consapevole e vuole portare avanti la battaglia del Comune di Porto Conte. Questa cosa fa forza. Abbiamo avuto anche dei contrasti con alcune persone del territorio abituati magari al clientelismo politico, mi spiace dirlo questo, ma sempre combattuto per l'autodeterminazione di un popolo, che non vuol dire questo far crescere i confini, di fragilimenti ne abbiamo tantissimi, ma far crescere la popolazione, si paga le tasse come tutti, tutti vogliamo contribuire, però vogliamo avere anche la considerazione che meritiamo. Non vuole essere qualunquismo, so che il mondo è pieno di problemi, viviamo in un'epoca di globalizzazione dove tutto si sta andando a ridurre ai minimi termini, però alla fine vedo il territorio veramente unito e questa cosa è molto importante, è molto bella, non potevo desiderare esperienza migliore, che mi ha fatto crescere tantissimo. Nel tuo sempre girovagare casa per casa, ti ricordi il complimento, l'incoraggiamento più bello che ti hanno fatto? Sì. Che vi hanno fatto? Allora, personalmente, mia mamma è arrivata qua nel 1970, il complimento personale che assomiglia molto a mia mamma, sia nei lineamenti fisici che nel mio carattere, nel mio essere, a detta di queste persone, amabile, anche se sono anche abbastanza scontroso. Questo è il complimento, paragonarmi a mia mamma, che è stata una splendida persona. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro, sì, la butto sul ridere. Io sono juventino, non ho paragonato la nostra squadra alla miglior squadra d'Italia, cioè la Juventus, quindi è sempre stata una squadra vincente, anche perché poi ho conosciuto tantissimi
persone qui a Maristella che non conoscevo, tantissime persone a Stasegara, tanto a Farà che non conoscevo, e questa cosa sta andando sempre crescendo, quindi la forza della squadra, nonostante poi magari qualcosa si è perso per strada, però come ha detto Davide, che è un lottatore, cerca di arrivare agli obiettivi, anche se Antonino e tutti quanti, pure io, non si molla, la caparbietà. Chi è Gianna Anziosa? Gianna Anziosa è una signora di mezza età, dico bene mezza età, o se no mi correggono, che ha vissuto prima qui a Fertilia, poi sposata a Sassari, e che ha sentito la necessità di ritornare a Maristella dopo che è deceduto mio marito. Quindi prima era vedere Maristella, vedere Fuggendo, Alghero Fuggendo, il fine settimana, però sempre notando un degrado in Alghero che andava man mano aumentando con gli anni. Io quindi ho vissuto una sessantina d'anni, 50 faccio questo posto, per vedere con molto dispiacere questo decadere, perché io ricordo l'Alghero degli anni 64-70, che era tutta un'altra cosa. Parlo della città, non solo del nostro territorio di Maristella o delle borgate, e quelle non ne parliamo perché erano abbandonate del tutto. Cosa le piaceva di più dell'Alghero degli anni 60? La cosa che le piaceva di più in assoluto? In assoluto, era già un Alghero ben tenuta rispetto all'attuale. E meno triste. Però c'era anche nella politica che l'amministrava, diciamo, un meno menefreghismo. C'era una certa dignità che adesso non vedo più. Ritiene che adesso i nostri politici siano sfacciatamente indifferenti, che cerchino sempre approccio con a voler fare il gemellaggio, ma purtroppo gemellano con la Catalogna, niente da ridire, però non apprendono niente. Nel gemellaggio si presuppone che ci sia un contatto tra le persone, un'intesa. Questi vanno, fanno le vacanzine, però nel frattempo la Catalogna è cresciuta, perché io l'ho visitata quando ho fatto il viaggio di nozze, ed era tristemente malmessa. Adesso è un fiore. Quindi che questi signori si facciano sti viaggetti, tornando senza portare un bagaglio di niente, non mi va. Non mi va proprio. Qualcosa da imparare l'abbiamo anche qui, nel nostro territorio, come posto di mare, Stintino, per esempio, dal quale non hanno appreso niente. Adesso è un territorio più piccolo, ma è ricco, vive bene, fa del bellissimo turismo. Non capisco la difficoltà, invece, di farlo qui, nella nostra zona, questo bel turismo. Ritiene che sia un fatto di menefreghismo voluto. Io dico che soprattutto queste persone non amano, ma tutte in generale, non l'ultima amministrazione, il loro territorio. Noi nel nostro piccolo abbiamo provveduto, perché amiamo la nostra zona, per esempio pulendoci le pinette. Non ci siamo, cioè ci siamo tutti gli anelli, facciamo così, abbiamo piegato le braccia perché desideravamo stare in un posto migliore, un po' per diradare la macchia per i cinghiali, ancora un po' siamo inseguiti dai cinghiali. Altro menefreghismo, cioè il prendere, si sono allargati, hanno preso anche casa nostra sfacciatamente, perché mentre il parco è lì, però i cinghiali sono qua. Voi siete praticamente, oggi siamo qui a Maristella, siete la porta. La porta, certo. Del parco di Porto Conte. Sì, è migliorato qualcosa da... Diciamo che si può forse più dialogare con l'attuale presidente, ma poi come risultati non è che se ne siano visti molto. Gli concediamo anche, cioè io forse sono più disponibile a accettare anche un po' l'idea che non si sia ancora molto impegnato, perché non è retribuito. Ma noi abbiamo avuto presidenti che sono stati retribuiti per anni
con fior di quattrini senza fare niente. Cioè mandandoci... Glielo do io un numero, in quattro anni quando... dal 2002, credo al 2007, il comune di Porto Conte ha fagocitato più di 1 milione di euro speso in stipendi, emolumenti, consulenze, affitti, robe di questo genere. Lo sapeva? No, la cifra esatta no, però quanto prendesse ogni presidente sì, ci è stato detto da chi ha rifiutato di essere retribuito dal signor Lobrano. Cosa direbbe a un cittadino algherese, a un suo concittadino algherese, certo, per convincerlo a votare a favore in un ipotetico referendum pro Comune di Porto Conte? La motivazione le sanno tutte, perché noi stiamo sempre su Facebook, sul giornale, sulla Nuova, grazie alla nostra Presidente. Ma io direi, arrivata a questo punto, se non ci vogliono venire incontro accettando questa nostra idea, che non è per niente scellerata, però è un'idea di giustizia, e facciamo lo scambio, loro vengano qui e noi facciamo il gemellaggio anche noi, e risiedono qui però non per 2 giorni, risiedono 15 anni, in modo che tocchino con mano ciò che prima hanno rifiutato, che noi tristemente stiamo vivendo, perché buoni abitanti algheresi, tanti, diversi, nel periodo in cui i nostri genitori hanno accettato di fare coltivatori diretti nella zona, pur non essendo nati coltivatori diretti, si sono rifiutati, non sono voluti venire, come non sono voluti andare i disagiati a abitare a Tramariglio. Quindi questo rivedere nell'abitante di Alghero di cose che prima hanno rifiutato, e adesso, siccome la posizione di Maristella può essere interessante per 100.000 motivi, a differenza di quella d'Alghero, che se la sono sciupata, noi il territorio ce lo siamo tenuto, non è grazie agli ambientalisti. Noi che eravamo, se lei studia ogni fotografia di Maristella ai tempi, tempori busilli, vede che era niente, il verde ce lo siamo tutti piantato, facendoci giardini, coltivando con fatica. Quindi almeno aiutate per ciò che percepite da noi come tasse, come tutto quello che viene dato, a restituirne un po'. Non avete mai pensato di fare uno sciopero fiscale? Sciopero fiscale, come fai? Non pagare i tributi che vi chiedono. Sì, abbiamo tentato di protestare molto, ma poi se tu non paghi, cioè quello che si timorisce di più e paga, ti mette nei guai. Abbiamo cercato. E faccio una domanda tutta politica. Questo malessere che è venuto fuori nel tempo, nel momento in cui vi sono le elezioni amministrative del Comune di Alghero, questa mancanza di rispetto, questa dimenticanza nei vostri confronti del, diciamo così, dell'agro, ma non è che è venuta fuori anche perché voi stessi dell'agro non vi siete mai uniti per votare magari le persone giuste che andavano a rappresentarvi in consiglio comunale, e queste stesse persone avrebbero potuto fare delle battaglie forti, dunque persone autorevoli? Non vi siete mai posti il problema di dire, ma sì, siamo 4-5 borgate, scegliamo 2-3 candidati, votiamoli in massa e facciamo sentire la nostra voce? Avere 3 consiglieri comunali significa avere in mano il consiglio comunale, guardi cosa sta succedendo ultimamente. Sì, questo è vero. È mancato anche questo, secondo lei? Non credo che sia mancato questo, non credo. Non credo, perché io, per il mio punto di vista, come la penso, a prescindere politici o no, io non ho offerto un caffè a Ted, che era di fronte a casa mia e lo voleva. Perché? Perché ha adottato lo stesso sistema che sta adottando l'attuale. Allora, non è che si tratta di partito o di non partito, si tratta che ogni volta che salgono dentro quel consiglio, si propongono in una maniera e poi stranamente continua l'iter di sempre, quello che è da una vita nella politica.
cioè di non fare ciò che devono fare per il cittadino. Allora io, per come la penso, non mi proporrei neanche. Faccio i cavoli miei senza disturbare nessuno, invece loro no. Questa è la tristezza. Siamo in questa situazione per loro.